Tradizione centenaria Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda. Una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di Fabbri Ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili. Servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 m2 per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Telespettatori di prima, free e di internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Come volevasi dimostrare, io avevo anticipato quello che sarebbe successo a Verona in occasione del ballottaggio o la registrazione di quello che ho detto, per chi non sapesse, per chi fosse curioso e volesse saperne di più, io l'altra settimana invocavo l'intervento dei vertici per far ragionare i due contendenti. Ah, intanto complimenti a Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma, nuovo sindaco di Verona. Obiettivamente auguriamo buon lavoro al Primo cittadino scaligero è pilotato da qualcuno in alto perché lui non capisce una mazza di amministrazione, ma tant'è. È stato bravo lui e l'organizzazione tattica della sinistra, apro una parentesi per dire qualcosa, su queste liste civiche, io le chiamo da tempo liste civetta, guardate che io devo fare i complimenti ai signori della sinistra perché sono tatticamente bravissimi. Cosa hanno pensato? È inutile che noi scegliamo un candidato che sia espressione di una sinistra forte. Dai, il classico compagnuccio comunista rosso hanno capito che non fanno tanta strada, in più città presentano dei candidati moderati, come lo è Sergio Giordani sindaco di Padova, certamente non comunista, un vecchio democristiano moderato della sinistra di C. E hanno fatto lo stesso a Verona. Tommasi si presenta anche bene, va a colpire un tipo di elettorato moderato. Ma il resto l'hanno fatto quelli della destra. Quindi, innanzitutto, c'è un'organizzazione eccezionale a sinistra nella scelta di certi candidati, perché sono elezioni amministrative: ti sceglie il candidato, la persona che offre più garanzie. Questo signorino. Tommasi si vergognava anche di farsi fotografare vicino al simbolo, al logo del PD, del Partito Democratico. Cosa vi fa capire tutto questo? Che lui cercava di nascondere l'appartenenza al Partito Democratico, partito che gli imporrà adesso determinate direttive. Ve lo dico io. Ma quelli della sinistra hanno fatto la loro parte, niente da dire. Il guaio è che a destra hanno pensato a litigare. Io ho fatto la schiuma in bocca fino a venerdì, mi sono battuto. E quindi cartellino giallo. All'indirizzo di Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini e mi dispiace dirlo di Giorgia Meloni, perché loro avevano il dovere di andare a Verona, prima di sentirsi, andare a Verona, chiamare i due galletti. Federico Sboarina, sindaco uscente, e Flavio Tosi, già sindaco di Verona per due legislature, e farli ragionare, costi quel che costi, dicevo venerdì, non si possono soffrire, ci sono. Denunce reciproche, tutto quello che volete voi, ma doveva vincere la squadra. Ecco perché io censuro i vertici. Se ne sono fregati, anche perché nessuno lo dirà mai ma erano convinti che Sboarina al ballottaggio ce l'avesse fatta a prescindere, errore di valutazione questo credetemi, gravissimo, e hanno dato il comune di Verona, importante, in mano alla sinistra, per chi non sapesse. Verona notoriamente è una città di destra, però quando ci sono eccessive litigiosità la gente ti condanna. Vedete, non mi sbagliavo io quando dicevo che se non intervengono i vertici, a gamba tesa, cosa intendo? dire quando parlo di interventi a gamba tesa, intendo dire che a prescindere la Giorgia Meloni innanzitutto, che ritengo la principale responsabile, mi dispiace, vedete la mia obiettività, io sono vicino a quel partito, però ritengo, e non mi sbaglio, che la Giorgia Meloni non abbia fatto abbastanza. Perché Sboarina scendeva in campo con i vessilli di Fratelli d'Italia, quindi avrebbe dovuto chiamarlo e dire: Senti, Sboarina, magari il romanesco, tu hai ragione, ce l'hai con Flavio Tosi. Però noi dobbiamo portare a casa il risultato a Verona con le buone o con le cattive avrebbe dovuto parlare con sboarina e non lo ha fatto. Ecco perché penso che la Giorgia Meloni abbia sbagliato. Io dico quello che penso, non ho tessere politiche in tasca, devo ubbidire solo alla mia coscienza di uomo libero e di attento osservatore quindi fai vedere sta foto vedi si fanno i selfie sono stufo di vedere questi selfie specialmente salvini ha la mania del selfie ogni tanto si mette a fare il selfie il selfie con il mondo intero ma pensate a ragionare prima di fare i selfie siete belli, non occorre che vi riprendiate sempre i primi piani. Pensate a fare i fatti, pensate a lavorare. Sono stanco di vedere i vostri selfie dappertutto. Fra poco ve li farete anche sulla tazza del water, anche in bagno. Proponi questo contributo, regia. Selfie fatto prima del voto, in primo piano Matteo Salvini, l'autore del selfie, in mezzo c'è il candidato sindaco del centrodestra Federico Sboarina e poi c'è una sorridente Giorgia Meloni. Cara Giorgia, hai finito di ridere dopo i risultati di Verona? Fatevi un esame di coscienza, avete sbagliato tattica a Verona. Le truppe sparpagliate del centro-destra hanno favorito la vittoria del signor Tommasi. Non c'è, credetemi, altra chiave di lettura residuale perché sono quanto mai convinto che se il centro-destra fosse stato compatto avrebbero vinto loro. Anche Tosi indubbiamente poteva fare un sacrificio, ma lui era pronto perché aveva tutto l'interesse a fare un accordo, ma non è stato coinvolto perché c'è stato il Niet a prescindere del signor. Sboarina ha detto no, io con quello non mi ci metto. E adesso cosa fate a Verona? Soffrite per cinque anni la dittatura rossa comunista. Vedete perché io a volte mi arrabbio. Poi, ho dimenticato di dirvi in apertura che per l'ennesima volta ha vinto il partito degli astensionisti un dato impressionante dato nazionale, ma anche a Verona c'è stata un'astenzione. Si parla di quattro elettori su 10. Fai vedere questo contributo, regia. Ai seggi solo quattro su 10, ricordavo bene. Perché sfonda il partito degli astensionisti. Purtroppo non c'è niente da fare. Come dico io da anni L'emorragia si verifica a destra perché l'elettore di sinistra è molto più attento a queste dinamiche. Li vanno a prendere casa per casa, da anni dico queste cose, hanno una struttura organizzativa eccezionale, fanno le staffette, li vanno a prendere con le bombole d'ossigeno i compagnucci perché si rechino alle urne con i barellieri con l'ambulanza sono organizzati a destra eee, eee, chi se ne frega senti questi discorsi non conviene votare con qualche ragione loro dicono una volta eletti fanno quello che vogliono ma a Roma ma nei comuni è diverso allora l'elettorato del centrodestra se ne va al mare, poi con questo caldo, non vi dico, non hanno fatto votare neanche il lunedì successivo, le urne si sono chiuse la domenica sera alle 23, tutto ha giocato a favore della sinistra, mi fermo una manciata di secondi e non ho ancora finito, devo dirvi una notizia importante che viene da Napoli. A fra qualche secondo! Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repack, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repack garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repack, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattateci, abbiamo la risposta su misura per te. Repack è a Campo d'Arsego, Padova www.repack.it Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai con nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo, callegaro costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili... Per gli spettatori di Prima Free e di Internet, come al solito vi ricordo che io, oltre a questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in prima battuta alle 20.30 e poi in replica ogni mattina alle 7, conduco un'altra trasmissione che si chiama... La voce d'Italia, perché andiamo un po' in tutta Italia, sempre dal lunedì al venerdì, in rigorosa diretta, con ospiti in studio e con telefonate da parte dei telespettatori. Poi vi ricordo se volete di iscrivervi ai miei canali YouTube e Telegram cercando, cliccando Spatallino TV, poi la novità estremamente importante per chi non lo sapesse è Prima Free dal primo febbraio di quest'anno, dal 2022, è sul canale nazionale 170, se non lo trovate subito Effettuate la risintonizzazione dei canali. Bene, adesso vi porto a conoscenza di un fatto successo l'altro giorno a Napoli che mi legittima, che porta acqua al mio mulino e per la verità contenta anche il governatore della Campania. Vincenzo De Luca, anche lui del Partito Democratico, ma persona intelligente, adesso per ragioni di tempo non faccio vedere una sua filippica, una sua dichiarazione, c'è un punto dove De Luca parla come Enzo Spatalino, io sono originario di Napoli, conosco quelle zone, da anni dico che c'è una zona particolarmente pericolosa vicino alla stazione dove comanda la mafia nigeriana e lo dice anche De Luca, eh? quindi i miei denigratori se la devono prendere anche con De Luca. È terra di nessuno, ma quello che succede nelle adiacenze della stazione di Napoli succede in tante città italiane, specialmente in quelle metropolitane. Ci sono abusivi, irregolari, clandestini, qualche sacchetto a perdere ci sarà sicuramente. C'è un clima di anarchia. Io sono anni che metto le mani avanti. E dico: Vorrei un governo forte che si opponesse a queste angherie. Invece, nulla di tutto questo. Io voglio vedere. Aspetto con ansia le elezioni politiche dell'anno prossimo. Perché, se dovesse vincere ancora il Partito Democratico, dirò agli italiani: vergognatevi, vi meritate quello che avete. È inutile poi lamentarsi. C'è un'unica soluzione, mandare a Roma un governo forte che abbia il coraggio di adottare politiche dure, perché con questa feccia africana non puoi ragionare serenamente, richiamando i principi della nostra Costituzione. A volte sento tanti compagni che ci dicono... Ma la costituzione nostra prevede! La costituzione nostra non prevede certe cose, balle! Se ci vogliamo salvare dobbiamo intervenire nella costituzione. Perché è inammissibile che questi selvaggi africani possano reagire come hanno fatto l'altro giorno a Napoli. Hanno picchiato selvaggiamente 5-6 agenti della polizia locale che stavano facendo il loro lavoro, controllavano, anzi hanno avuto il coraggio di penetrare in quella zona dove non ci va più nessun controllore. E non vi dico, li hanno massacrati se non intervenivano i rinforzi della Polizia di Stato. Quelli facevano una brutta fine. E poi dovevi assistere alle solite scene pietose, telegrammi di condoglianze, hanno esagerato i compagnucci. Fai vedere questi contributi e poi chiudiamo Ricordatevi, l'Italia sta correndo un rischio gravissimo. Noi dovremmo insorgere, dovremmo essere compatti. E invece Ognuno pensa al proprio orticello e se ne fregano delle scene di Napoli. Ma prima o poi gli africani si organizzeranno e verranno casa per casa quando saranno in tanti e non ci saranno tanti poliziotti carabinieri vigili a difenderci. Dai regia! Napoli, vigili urbani accerchiati e picchiati da decine di migranti durante controlli ai mercatini abusivi. Cinque agenti feriti nei pressi di piazza Garibaldi, io conosco bene quella zona, abito a due chilometri, stavano verificando le autorizzazioni di una donna che vendeva cibo da asporto. E a seguire ancora, dai, regia, allarme a casa nostra, africani in rivolta. I vigili di Napoli picchiati e feriti. A chi lo vai a dire? A Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, che si gira dall'altra parte perché il fatto non lo riguarda, a chi lo vai a dire? Se non a quelle persone cui stanno a cuore le sorti della nostra Italia. E valga il vero, dai, anche per oggi penso che possa bastare. Bisogna vigilare, bisogna stare attenti, non bisogna demordere. Questi ci mettono i piedi addosso. Fra qualche anno, credetemi, grazie al ventre molle delle istituzioni, perché si ha paura di intervenire, fanno quello che vogliono in Italia. Vai a fare una cosa del genere nei loro paesi, vai, vai in Africa a picchiare i loro poliziotti, ti stendono senza tanti se e senza tanti ma. Ma qui ormai hanno capito l'antifona. Possono fare quello che vogliono. Male che vada, ti arrestano, il giorno dopo sei fuori. Viva l'Italia! Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci!